Tuttologi XR Podcast. Oggi un episodio speciale. Abbiamo con noi due persone che lavorano per il consorzio LAMMA, che, come saprete tutti voi ascoltatori, è una delle fonti principali di previsioni. In particolare con me ho Andrea Orlandi e Francesco Pasi, che saluto e ringrazio. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a Ciao. tutti. Ciao. E quando abbiamo iniziato il podcast ho pensato che questa puntata sarebbe stata molto interessante perché poi di fatto, come ho detto a loro nel contattarli, succede che la nostra vita è anche regolata da quello che dicono le previsioni di LAMMA o di Magic Seaweed. Però per me che ho iniziato tanti anni fa, il LAMMA rimane una fonte di riferimento. Quindi varie volte anche con gli amici, la sera prima di una swag, ci mettevamo lì a vedere quale fosse l'ultimo aggiornamento e ci chiedevamo veramente quali fossero un po' i vostri ritmi, quanti aggiornamenti al giorno. Allora mi piacerebbe iniziare chiedendovi qual è un po' il vostro workflow, cioè cosa dobbiamo immaginarci della vostra giornata? Qual è la giornata tipo di un previsore? Sì, dunque, diciamo, distinguiamo le due cose, nel senso che previsioni, possiamo parlare di previsioni fatte dai modelli, quindi diciamo direttamente delle elaborazioni dei modelli, oppure le previsioni fatte da una persona. Quindi per quanto riguarda le previsioni fatte da un previsore, generalmente parliamo poi di bollettini redatti a mano, come possono essere, ad esempio, noi abbiamo anche sul nostro sito proprio un bollettino che viene chiamato bollettino mare largo, in cui il previsore sostanzialmente sintetizza tutta una serie di informazioni e cerca di renderle comprensibili al pubblico tramite un linguaggio che è abbastanza tecnico, però comprensibile. Mentre invece quello che vedete, per esempio, i meteogrammi, ovvero l'evoluzione del tempo, che può essere della velocità del vento oppure dell'altezza dell'onda in un punto, sono estratti direttamente dai modelli. E questi, per rispondere alla tua domanda, tendenzialmente hanno due aggiornamenti al giorno. Come voi sapete, in meteorologia si usano le ore che vengono chiamate ore sinottiche, quindi l'orario è UTC, ovvero noi dobbiamo aggiungere 2 ore in caso di ora solare e un'ora in caso di ora, scusa, 2 ore in caso di ora legale e un'ora in caso di ora solare rispetto all'ora locale. E queste appunto avvengono alle 0 e alle 12 UTC gli aggiornamenti. Poi ultimamente i modelli vengono aggiornati anche alle 6 e alle 18 UTC, però per noi, per adesso noi non facciamo questi aggiornamenti. Ok, chiarissimo. Quindi 2 volte al giorno l'aggiornamento. I dati, perciò, voi li da dove vengono presi questi dati? Cioè, parlando dei modelli meteo marini, quando noi vediamo l'andamento della swell, quei dati vengono rielaborati da voi o vengono semplicemente controllati e inseriti da una fonte più grande, principale? Allora, chiariamo subito una cosa, in tutte queste cose qua, come dicevo all'inizio, non c'è controllo umano, cioè non c'è controllo da parte del previsore, ovvero questi dati vengono scaricati, diciamo brevemente vi spiego come funziona la catena modellistica. I dati ci sono dei centri che possono essere l'ENSEP in America che produce i dati del GFS, che è un modello globale, oppure il centro di Reading che è appunto in Inghilterra, che però a breve verrà trasferito a Bologna, che producono dei dati globali, ovvero su tutto il globo. Perché lo fanno loro? Perché diciamo per fare iniziare questi modelli su scala globale servono veramente delle risorse di calcolo, oltre che delle diciamo capacità notevoli. Quindi questi grossi centri producono i dati globali. Noi scarichiamo questi dati e ne utilizziamo sostanzialmente soltanto una fetta, cioè quello che ci serve sull'area, ad esempio, mediterranea, in cui noi innestiamo un modello ad alta risoluzione, che diciamo il modello prima devono calcolare le variabili atmosferiche, quindi il modello atmosferico. In seguito questo produce il campo di vento che viene dato in pasto al modello di moto ondoso che produce il moto ondoso. Quindi è una catena piuttosto complessa, non viene assolutamente controllata dalle persone, è automatica e quindi se il modello sbaglia, diciamo, non è che ci sono delle persone che lo controllano. Ok, e quindi però allora la parte in cui c'è la bravura umana e la
diciamo, l'ingegno di chi riesce a capire è il modello su cui vengono innestati questi dati? Diciamo che noi il nostro modello, poi Andrea, che è molto più esperto di me su questo, potrà dirlo meglio. Diciamo, noi abbiamo comunque calibrato il nostro modello sull'area mediterranea, quindi diciamo è in certi, sotto certi aspetti si può fare un tuning più o meno fine per farlo rispondere meglio alle caratteristiche del luogo che tu vai a simulare. Detto questo, però, noi non siamo, per esempio, come succede per gli atleti della Red Bull, che hanno il previsore personalizzato che segue, interpreta i modelli e gli dice ok, domani ci sarà un bello swell per dirti a Nazaré. Questi modelli qui lavorano da soli, quindi le mappe che voi vedete o ve le interpretate voi oppure leggete quello che noi scriviamo nei bollettini. Certo, infatti è molto importante, sottolineato questo aspetto, di saper interpretare e leggere le mappe, e questo è basato anche sull'esperienza che uno acquisisce negli anni andando lì e facendo poi un match tra quello che vede al mare sullo spot e quello che dicono le previsioni. Poi si crea una memoria e riesce ad interpretare di volta in volta acquisendo dati. Però se doveste parlare dei vostri modelli, come consigliate ad un surfista di valutare l'onda sotto costa rispetto alla swell che i vostri modelli danno a largo? Perché questo è sempre un punto molto dibattuto. Diciamo, i modelli che utilizziamo anche noi arrivano a prevedere in maniera abbastanza attendibile l'onda principalmente a largo. Quello che succede poi all'onda nell'andare dalle postazioni più a largo alla linea, diciamo, proprio sotto costa, dal punto di vista modellistico fisico contiene tutta una serie di ingredienti che non possono essere contenuti nei modelli che generiamo noi, ma sarebbe necessario per ogni sito, per ogni spot, costruire una modellistica numerica ad hoc con dati molto dettagliati. Questa operazione non viene fatta nella maggior parte dei centri, tranne che non ci siano occasioni per cui c'è una richiesta specifica per competizioni o cose del genere, in cui vengono messi in opera anche dei modelli così complessi come quelli per portare l'onda proprio a costa. Quindi i meccanismi che entrano in campo per modificare le caratteristiche dell'onda nel passare dal dato a largo proprio sotto costa sono meccanismi che dipendono molto dal sito, e la cosa più importante è la conoscenza personale in questo quadro. Se uno non dispone di una modellistica così dettagliata, che è difficile da mettere in piedi, è la conoscenza personale del sito. Quindi una cosa importante è quella di addestrarsi, imparare a riconoscere cosa succede quando c'è una determinata condizione di mare prevista dal modello a largo, rendersi conto cosa ne è di questa condizione quando l'onda arriva a costa, ed acquisire un bagaglio di esperienze protratto nel tempo. Questa è la migliore guida, diciamo, fermo restando che comunque l'onda a largo deve essere prevista bene, e quindi le prestazioni del modello, ad esempio il nostro, devono comunque essere sempre monitorate e mantenute al top delle possibili prestazioni. Poi in realtà quello che succede per arrivare a costa è una cosa che molto spesso ha delle regolarità, ed è importante addestrarsi a riconoscere queste regolarità, a tenerle presenti, perché magari sullo stesso sito, o un mare dal nord-ovest o un mare dal sud-ovest, si può modificare in maniera diversa nell'avvicinarsi a costa, e questa è esperienza da fare frequentando il sito con continuità. Volevo aggiungere una cosa su quello che diceva Francesco sull'operatore umano che agisce su questi modelli. È vero che nella previsione operativa quotidiana non c'è un'operazione umana nel portare la previsione dal modello globale fino al punto a largo davanti a uno spot, però in realtà il lavoro umano sta nella configurazione di questi modelli, quindi sia nei centri globali, quelli internazionali di cui parlava Francesco, il GFS per l'America e l'SNWF per l'Europa, sia nei centri locali come l'AMMA, c'è il lavoro umano molto importante anche prima di riuscire a fornire un prodotto del genere, perché questi modelli devono essere configurati, strutturati, tutti i parametri che loro contengono devono essere opportunamente sottoposti a un tuning in modo che le previsioni siano buone, sia per quanto riguarda la modellistica globale che ci dà una parte dell'informazione, sia per quanto riguarda la modellistica più locale come quella che produciamo noi. I nostri modelli sono stati comunque il frutto di un lavoro di ricerca, sia Francesco che io abbiamo passato
del tempo a configurare correttamente questi modelli, sia la parte atmosferica che la parte ondosa, in modo che fornissero i risultati che si spera di continuare a mantenere di buona qualità il più possibile. Per quanto riguarda i dettagli, ovviamente sarebbe necessario un lavoro di tuning di estremo dettaglio su ognuno degli spot, se uno volesse costruire una modellistica numerica per ottenere anche quello. Ma in questo probabilmente è più utile dal punto di vista dell'utente, del surfista, come altri tipi di utenti, che possono essere i velisti, roba del genere, che ci sia questo training personale nel riconoscere le regolarità che si hanno quando una buona previsione di moto ondoso a largo deve essere tradotta nelle condizioni che si incontrano, ad esempio per i surfisti molto vicino a costa. Sì, per noi è anche bello che sia così, in realtà, non ve lo nego, perché ti permette di arrivare per gradi a riconoscere dove incontrare la swell nel punto giusto, e soprattutto poi, come vi raccontavo, succede che magari le nuove generazioni, chi sta iniziando adesso, neofiti, chi si avvicina al surf in questo momento in cui è un po' più di moda, si accontenta di leggere una previsione fatta più nello specifico, che poi magari in realtà sono numeri approssimati, anziché andare ad imparare a leggere i modelli dell'AMA. Una cosa che non ho mai ben capito, e questa ne approfitto per chiedervelo: qual è sui vostri modelli la differenza tra l'altezza dell'onda e l'altezza della swell? Allora, diciamo, prima di tutto è bene precisare che gli strati di moto ondoso, nel caso più generale, sono composti da varie componenti d'onda. Ad esempio, può succedere che una tempesta, svoltasi a distanza dal sito, ha generato un treno di onde importante, magari ore o giorni precedenti, e in più abbiamo una condizione di vento intenso in luogo che sta generando le onde in luogo. Quindi ci troviamo in una situazione in cui da una tempesta lontana arrivano verso il sito di interesse delle onde che vengono proprio chiamate come swell, va bene, però nel sito in cui stiamo presenti, in cui stiamo ricevendo le onde di swell, arrivano anche le onde prodotte dal vento sul luogo. Queste due componenti d'onda, come risultato finale, si sommano insieme e danno luogo a un'altezza d'onda significativa totale, che è, diciamo, viene dalla composizione di queste due. Però ognuna di esse ha la sua altezza d'onda parziale, che insieme contribuiscono a generare il risultato totale. In realtà una situazione di questo tipo un esperto di mare la riconosce come mare incrociato, quindi in realtà, ad esempio, in queste situazioni riconosciamo delle creste d'onda che sono generalmente di struttura complessa, non sono quelle belle creste rettilinee e lunghe, in inglese vengono indicate con il termine long crested, ma in realtà sono onde più disordinate. È proprio questa condizione di incrocio di onde che provengono da direzioni diverse e magari lunghezze diverse. In questo stato di cose, quello che si definisce nella trattazione matematica di queste situazioni è l'onda totale, che è la composizione di entrambi. Ho detto l'onda di swell e l'onda d'avvento generata in luogo, che è il mare vivo, diciamo così. Però in realtà è possibile anche scorporare le due e quindi avere la componente di swell ed avere anche la componente di mare d'avvento. Quando noi forniamo l'altezza d'onda significativa senza dire altro, quello che noi intendiamo è la somma totale di tutto, va bene? Quindi c'è dentro sia lo swell che il mare d'avvento. Quando diciamo esplicitamente l'onda di swell, prendiamo da questo mix la componente che corrisponde allo swell, quindi che non è generata dal vento in luogo e generalmente, provenendo da una tempesta, seppur lontana, è un'onda di più grande lunghezza d'onda. Quindi tipicamente gli swell si riconoscono dal fatto che presentano una lunghezza d'onda significativamente maggiore generalmente rispetto al mare d'avvento generato in loco, e tipicamente anche delle creste d'onda molto più lunghe, perché sono onde, tra virgolette, un po' più ordinate. Certo. Il mare d'avvento generato in luogo tende quasi sempre ad avere delle creste d'onda più corte, più complicate. Okay. Chiaro, Andrea, però ti chiedo, no? Siccome nel Mediterraneo fondamentalmente viviamo di swell di vento, si può dire, forse generalizzando, che allora per interpretare il vostro modello l'altezza swell è sempre un po' la mareggiata secondaria che può influire su quella principale? Oppure vi è mai capitato che ci fossero state delle mareggiate di swell più grandi delle mareggiate di vento nel Mediterraneo? Quando il vento non è molto intenso, ma la tempesta, diciamo così, che ha generato lo swell è abbastanza vicina e recente nel tempo, possono arrivare delle onde di swell importanti, molto importanti, confrontate ad esempio col fatto che in luogo c'è poco vento e quindi il mare vivo è quasi assente, quindi ti trovi uno swell importante
bello forte, generato a una certa distanza dal luogo, ed è quella la componente principale. In realtà uno si può trovare anche una situazione in cui ci sono state due tempeste a distanza, oppure la stessa tempesta si è spostata molto velocemente generando due swell diversi. In uno stesso sito possono convergere due trend onda di swell generati da due regioni diverse. Questi magari arrivano uno da ovest, uno da nord-ovest, arrivano sul sito e si incrociano. Ovviamente in tutte queste situazioni la condizione d'onda è meno ideale per surfare, perché ci troviamo sempre onde incrociate con un mare che è più complesso da saper prendere, no? Certo. Se arriva uno swell solo, bello pulito, bello lungo, intenso, generato da una tempesta all'altra, questa è la situazione migliore. Poi ovviamente anche lo spot ci mette il suo, cioè la forma del fondale, come questo interagisce con l'onda a largo, ovviamente porta ad avere un bello swell surfabile oppure no. Le onde d'avvento sono più difficili da surfare perché sono più, le creste sono più incasinate e tipicamente non sono molto lunghe. Esatto. E invece una cosa, scusa, sì, prego. Allora, la mia previsione e la mia, diciamo, esperienza come surfista e come previsore. Allora, se voi guardate le mappe, le nostre mappe dell'onda totale, allora innanzitutto non fermatevi soltanto all'onda significativa, sicuramente guarderete anche le mappe del vento perché l'avete capito che è quello che fa la differenza. Cercate di guardare anche le mappe del periodo, perché ad esempio un periodo d'onda di 5 secondi anche con 2 o 3 metri d'onda non è surfabile. Generalmente lo spot non lavora o lavora, cioè nel senso le onde non portano, non hanno una buona forma, eccetera. Quando invece comincia a essere il periodo sui 7-8 secondi, anche se c'è un po' di vento, perché poi uno dopo può aspettare, diciamo, il vento cambia molto più rapidamente rispetto al moto ondoso, quindi uno può aspettare il momento in cui il vento localmente cala, ovvero quando poi dopo, oppure il giorno dopo c'è la scaduta, eccetera. Quindi da 7-8 secondi in su, comunque gli spot tendono ad attivarsi, ovvero gli spot su roccia con periodi sugli 8-10 secondi, anche con mezzo metro o 0,6 di onda significativa, cominciano a lavorare. Quindi secondo me, dal punto di vista operativo, quando io vado in mare, guardo molto la mappa del periodo. Quindi ve lo consiglio. Questo è giusto. Chiaramente noi non siamo in oceano dove la condizione prevalente è lo swell e quindi lì diciamo è tutto più facile, in cui diciamo l'onda arriva da lontano e propriamente si chiama swell, addirittura abbiamo anche a volte periodi sopra i 10 secondi, quindi lì uno è abbastanza sicuro di quello che trova. Però anche nel Mediterraneo c'è abbastanza componente di swell. Sicuramente quello che viene identificato da tutti in gergo come ormai il mare è in scaduta ed è buono per andare a surfare, è proprio quello lo swell alla fine. Certo. Quindi aspettare quando il vento finisce e rimane il moto ondoso. Però guardate le mappe del periodo. Sì, questo è un messaggio molto giusto, Francesco, che sarà utile ai surfisti meno esperti, perché ormai effettivamente, come dicevi tu, nel Mediterraneo il periodo può variare tra 5, 8, 10 ogni tanto, però ecco, non è l'oceano dove si va dai 10 in su, e quindi se vedi uno 0,8 con 8-9 secondi di periodo e poco vento, quella è la condizione ideale effettivamente per surfare nel Mediterraneo, soprattutto con la conformazione dei nostri spot. Perché ogni tanto mi è capitato di dire con i miei amici che se non avessi avuto la Sardegna e la Corsica in mezzo, col fetch da Gibilterra all'Italia, col mare d'ovest dritto per dritto, avremmo avuto 12-13 secondi di periodo con i nostri spot, che certe volte nelle giornate epiche li abbiamo visti con 8-9 secondi fare delle onde che sembrava oceano. Cioè l'altezza testa, però un'onda distesa perfetta, bella lunga, senza vento, quindi liscio. Chiaramente il periodo è sempre il dato più importante. Forse prima viene il vento, però poi certo c'è il periodo, soprattutto da noi. Chiarissimo. La dinamica della formazione delle onde che produce questo, no? Ovviamente ci deve avere un fetch abbastanza lungo per poter riuscire a, oltre ad avere vento forte, ma anche fetch lungo, esatto, per far crescere il periodo, no? Quindi nel Mediterraneo, ad esempio sulle coste della Liguria, per dire, ci sono solo alcune direzioni in cui uno può immaginare di avere un fetch sufficientemente lungo per averlo. Certo, quando si realizzano quelle condizioni meteomarine che si distendono lungo quelle direzioni, che possono essere un bel sud-sud-est, esatto, diciamo così, oppure un sud-ovest, girando intorno o a est o a ovest delle due isole che dicevi, a quel punto, se
il vento tiene, le cose ci sono, ci possono essere gli spazi di fetch per generare anche onde che vanno a crescere anche un po' oltre i 10 secondi di periodo, no, che è ovviamente il parametro più importante per poterci andare a surfare. Sì, più sì, lontane sono poi la zona di formazione delle onde, se erano intense sufficientemente, meglio è, perché via via che le onde viaggiano e raggiungono il sito, si ripuliscono, diciamo, da quelle irregolarità e si fa sì che si genera un bello swell più pulito, con delle belle creste d'onda più lunghe. Anche questo fa parte della dinamica delle onde. Quindi se vengono da tempesta molto intensa ma lontana, hanno avuto modo di ripulirsi, ci arriva quello swell di periodo lungo che ci consente di surfare meglio, diciamo così. Sì, sì, sì. E il periodo, tra l'altro, è una delle cose che cambia meno, cioè quando le onde arrivano vicino a costa ne cambiano molte caratteristiche, anche un po' la lunghezza d'onda tende a diminuire, ma il periodo tende ad essere una costante del moto di queste onde, quindi è un parametro importante proprio da tenere in conto. Anzi, forse mi sa che il periodo, più che perdere forza, acquisisce forza, più l'onda progredisce, guadagna distanza, no? No, il periodo tende ad essere circa lo stesso, se non diminuire un pochino. Ah, okay. Però è un indicatore molto importante del tipo di onda che ci troviamo su cui si lavora. Insomma, okay. Un'onda che ha periodo sotto gli 8 secondi continua a essere un'onda non eccessivamente buona. Molto spesso si comincia ad andare a confinare con le onde da vento più meno intense, meno forti, su cui non si surfa nella maniera migliore, insomma, in cui gli spot, certo, lavorano peggio. Sì, certo. E un'altra cosa, un altro mito che vorrei sfatare è quello dell'attendibilità delle previsioni a distanza. Noi sappiamo che più di 24 ore le previsioni del Mediterraneo sono un rischio pazzesco per chi deve decidere come muoversi. Io quando in apertura dicevo che le vostre previsioni determinano alcune volte la nostra vita, i nostri spostamenti, se sai che devi fare 3, 4, 5 ore di macchina per spostarti a dove sei, intercettare la swell in un altro punto della costa italiana, aspetti la sera prima e poi parti la mattina o addirittura parti la notte. Quindi voi che mi potete dire su questo? Qual è l'attendibilità? Intanto, Francesco, ti puoi dire due cose con l'occhio del previsore, che ovviamente tutti i giorni fa le previsioni, ma una volta che le hai messe, diciamo, nell'etere, e poi ovviamente controlla che quello che ha comunicato vada bene e continui a corrispondere alla realtà, diciamo così. Poi c'è anche i risvolti tecnici che sono dietro ai motivi per cui è così difficile fare previsioni anche a più lunga scadenza. Generalmente, ultimamente, i modelli cominciano a essere veramente attendibili, nel senso che un modello, se comincia a dare anche a 2-3 giorni una perturbazione, poi prima o dopo la perturbazione passa. Sì, okay. Quindi non sono quasi più completamente sbagliati. E però qui noi stiamo andando a cercare di prevedere se quella mattina lì o se quel pomeriggio a quell'ora lì la condizione è buona. Questo per il momento ancora non ci siamo, diciamo, gli si sta chiedendo troppo. Però io comunque considero che ormai, nel senso, io facevo windsurf, poi ho fatto surf anche 30 anni fa, e lì veramente non, guardavi sul Corriere della Sera la mappettina, andavi e non c'era assolutamente niente. Quindi adesso non vi potete lamentare. No, nessuno si lamenta. Infatti, no, hai ragione Francesco. Magari, diciamo, andare molto oltre i 3 giorni di previsione comincia a diventare più difficile, effettivamente, se uno vuole specialmente cercare di capire se sarà buono se fare la mattina o il pomeriggio, eccetera. Se uno si comincia ad allontanare, ad uscire dai primi 3 giorni, allora a quel punto è veramente difficile. Ma questa cosa non è dovuta al fatto che il previsore è scarso oppure c'ha i modelli scarsi. In realtà è una cosa proprio insita nella fisica della nostra atmosfera, come di tutti i sistemi fluidodinamici, in cui uno degli ingredienti più importanti che sta dentro, diciamo così, nascosta nelle dinamiche, è la non linearità del sistema. Un sistema non lineare è tendenzialmente fortemente dipendente dalle condizioni iniziali, cioè, come tutte le previsioni, Francesco diceva, per fare le previsioni i sistemi globali devono avere i dati iniziali, perché per fare una previsione io devo sapere la condizione di oggi e il modello mi porta avanti la condizione di oggi nei prossimi giorni. Il fatto però è che anche delle piccole imperfezioni nei sistemi di misura che precisano lo stato di oggi, a causa di questa forte non linearità, sono amplificate gradualmente durante l'evoluzione e nel giro di 3-5 giorni
questa amplificazione genera una forte inadeguatezza di quello che prevediamo, quindi proprio insito nelle equazioni. Le equazioni non riescono a stare dietro al mondo non lineare per più di questo tempo, quindi è una condizione generale. Certi andamenti di massima si possono ancora seguire andando avanti ancora per 10, anche 10 giorni, però sono cose di massima che assolutamente non consentono di affermare che tra 10 giorni la mattina è buono surfare in un posto, mentre invece è meglio spostarsi di là per il pomeriggio. Questo lo possiamo dire con una certa attendibilità nei primi 3 giorni, tirando in alcune situazioni più facili 5 giorni. E questa è un'altra cosa che volevo dire. Non tutti i giorni sono uguali. Ci sono alcune condizioni che sono più facili da prevedere e i modelli riescono a seguirle bene per più giorni, magari arrivano al 4º giorno, invece ci sono delle condizioni, come quelle che diceva Francesco degli ultimi tempi, che dopo i primi 2 giorni già comincia a vacillare la previsione, perché quello che si dice, diciamo, in ambiente tecnico, che la variabile da prevedere non è solo il vento e l'onda, eccetera, ma è l'attendibilità stessa, cioè l'attendibilità vista in maniera rigorosa deve essere prevista ogni giorno, cioè ogni volta che fai le previsioni ti devi rendere conto anche quanto quella previsione è attendibile, perché tutti i giorni potenzialmente può cambiare. Proprio per colpa di questa forte non linearità delle dinamiche atmosferiche, si dice colpa, però in realtà è anche subendo, perché se fosse così facile poi il nostro mestiere diventerebbe monotono, invece in questa maniera il nostro mestiere diventa sempre complicato. Sì, anche perché se devi mettere anche in dubbio quello che hai appena fatto, basandoti sui dati, quindi studiando, diventa un cane che si morde la coda, quindi auguri. Però in tutto questo una via d'uscita c'è, nel senso i primi 3 giorni nella maggior parte dei casi sono buoni. Sono quelli, quindi, ho capito. Dovete invece essere scientificamente onesti. Io non posso scientificamente mettermi a dire che tra 15 giorni ti considero andare a surfare la mattina anziché il pomeriggio. Quella è una roba che tecnicamente la scienza vacilla, ecco, su questo. Certo. Allora, però adesso vi chiedo uno sforzo, e questo però parliamo di tendenze. E un'altra domanda che vorrei farvi è questa. Cosa vi aspettate che succederà a medio-lungo termine nel Mediterraneo? Perché noi surfisti dobbiamo aspettarci più instabilità e perturbazioni, quindi più onde, oppure avremo questo caldo pazzesco e alta pressione? Cosa potrebbe succedere nei prossimi anni? Dunque, noi non siamo, né io né Andrea, siamo proprio gli esperti di questo campo qua, però diciamo comunque lavoriamo a contatto con persone che ce ne parlano quotidianamente. Quindi io una mia opinione me la sono fatta. Okay. E sinceramente i cambiamenti climatici stanno facendo accumulare più energia nel sistema, ovvero il mare è più caldo e quindi da un lato le perturbazioni sono e saranno più intense. Questo si può dire. Riguardo alla frequenza e alla, diciamo, anche alla localizzazione è molto difficile. È vero che, per esempio, l'atmosfera ha 2 stati. Uno è con flusso occidentale, che è quello che per la maggior parte piace ai surfisti, ovvero le perturbazioni che da ovest vanno verso est e quindi fanno la classica evoluzione. Prima scirocco, poi libeccio e chiudono a maestrale. Quindi quella lì è la configurazione classica. L'altra configurazione invece è quella di blocco, ovvero che, per farvela semplice, è quando c'è l'anticiclone africano durante l'estate, cioè gli scambi sono più meridiani. In questa situazione qui, chiaramente, se tu sei sotto la campana anticiclonica, mi dispiace, ma non si va a surfare e si boccheggia. Quindi il cambiamento climatico sembrerebbe portare più verso una configurazione di blocco, ovvero di scambi meridiani. Detto questo, poi bisogna anche aggiungere il fatto che per adesso, soprattutto per quanto riguarda la temperatura del mare, che è aumentata, e quindi per espansione termica gli oceani si stanno un pochettino alzando, ma poi comincerà ad arrivare anche il contributo per quanto riguarda lo scioglimento dei ghiacci. Quindi la previsione è che comunque il livello del mare nei prossimi anni, non si sa bene quando, eccetera, tenderà comunque ad alzarsi. Questo potrà da un lato attivare alcuni spot, ma io penso che purtroppo ne distruggerà altri. Quindi non è molto roseo i cambiamenti climatici. Secondo me sarebbe meglio restare con le condizioni in cui siamo e a cui ci siamo abituati.
Non credo che i cambiamenti climatici porteranno a più giorni, diciamo, di surf, però non dobbiamo mai confondere il clima con il tempo, ovvero nell'ambito anche di un cambiamento climatico non è detto che poi non faccia un inverno spettacolare in cui si surfa tutti i giorni. Certo, ah, interessantissimo questo discorso. Più che altro, vabbè, ora noi la stiamo riducendo all'egoismo di un surfista che dice quante volte potrei andare a surfare, però anche il discorso che facevi te è ben più grave e drammatico dal punto di vista ambientale, anche il fatto che si innalzano gli oceani, i mari, gli spot che si attivano, gli spot che vengono, che non funzionano più semplicemente perché c'è mezzo metro d'acqua in più, la mareggiata non incontra più il reef dove faceva l'onda che faceva prima. Però questo è Certo, molto diciamo interessante. che se ci sono mezzo, cioè se il livello del mare si alza di mezzo metro abbiamo altri problemi rispetto al surf. Però diciamo anche altre cose piccole, per esempio sta aumentando il numero di specie aliene, cioè per esempio ci sono più meduse, ci sono pesci di altro tipo, eccetera, eccetera. Quindi comunque è un po' tutto che va in una direzione che al momento a me non è chiaro quali saranno poi i risvolti pratici, però sinceramente non sono molto ottimista che le cose migliorino. Certo, ho capito. Poi Sì. per aggiungere ancora un'altra cosa che va, ritorna un po' più vicino ad aspetti che interferiscono con la surfabilità e cose del genere. Quando Francesco diceva che alcune evidenze fanno pensare che potrebbero prevalere condizioni di blocco, questo è vero, ci sono alcune evidenze anche di studi che fanno pensare a quello, però in realtà non c'è da pensare che la situazione si va tranquillizzando. Il fatto è che ci potrebbero essere degli intervalli di tempo in cui c'è questa condizione in cui tutto è più fermo, perché magari c'è la condizione di blocco che ferma l'alta pressione, però nel momento in cui questa si muove e comincia a sbloccarsi, ovviamente quella è una transizione in cui le perturbazioni cominciano a rientrare e la tendenza è che le perturbazioni dovrebbero essere più intense e molto più veloci. Quindi c'è da pensare che quando il blocco si smuove, poi arriva la perturbazione che arriva nella maniera, tra virgolette, più cattiva, perché viene molto Estrema, certo. intensa, perché comunque sia l'aumento di temperatura media in atmosfera testimonia il fatto che c'è molta più energia disponibile anche per muovere la perturbazione e tutto quello che le corrisponde, e quindi questi eventi divengono più intensi. Quindi magari in certe situazioni ne possono venire un po' meno, intervallati da un periodo di blocco, però quando arrivano molto spesso sono più violenti, ma più violenti nelle manifestazioni che potrebbero essere interessanti per avere più onda. Però in realtà se in contempo nella dinamica ti arrivano delle grandinate con chicchi che sono più grossi del doppio o quattro volte quello che generalmente ci si aspettava, o comunque sia, le piogge sono intense e producono allagamenti. Tutto quello è roba che è complicata da gestire, diciamo così. Le criticità che si generano sono molto maggiori di quelle che sono le cose positive che si può cercare di accogliere. Ecco, questa è la Certo. preoccupazione, è questa, ovviamente, l'intensità dei fenomeni. Chiarissimo. E Gli adesso stessi piani invece. mediterranei che tempo fa ci hai citato, anche Ah, quelli, certo. alcuni studi vedono che ci sono sempre state quelle formazioni, non è che sia una cosa che se l'è inventata il cambiamento climatico. Però in realtà alcune simulazioni climatiche sembra che ci dicano che potrebbero anche venirne meno spesso, però quelli che vengono saranno molto più preoccupanti, molto più pericolosi in realtà. Quindi non solo genereranno più onde a livello di essere piacevoli, ma in realtà le porteranno a un livello in cui prevarrà la preoccupazione dei pericoli che Certo. possono generare. Magari ne arrivano un po' meno, ma quando arrivano sono delle bestie temibili, diciamo così. Sì, ho capito. È un po' quello che si sente dire quando magari qualcuno dice che si sta tropicalizzando il nostro mare o la nostra area, e chiaramente le zone tropicali, i cicloni, gli uragani sono molto più frequenti, anche questi fronti temporaleschi potentissimi che allagano isole o città nello spazio di 2 giorni, di un giorno, quindi Certo, un po' è quello, va detto che un uragano di quelli che avvengono in oceano non potrà mai avvenire nel Mediterraneo per motivi strutturali della fisica del sistema, che è tutto più piccolo, quindi anche gli uragani mediterranei non saranno mai, non potranno essere delle stesse dimensioni contenuto d'energia degli uragani oceanici. Però nel suo picco all'interno del Mediterraneo delle formazioni di quel tipo possono diventare particolarmente insidiose per tanti aspetti, ecco. Se diventano anche più forti. le trombe d'aria, quelle che Quelle arrivano sono altre cose ancora. e buttano giù dalla spiaggia. Sì. Io prima di salutarvi e ringraziarvi, so che avete preparato qualcosa. Volevamo fare questo gioco di analizzare
una swell recente che tutti noi surfisti ricordiamo per aver intercettato da qualche parte e goduto di onde oceaniche. Ora vedete, giusto? Sì. Sì, Allora, questa è quella del 2016, qui siamo il questo è dicembre 19 2000. dicembre. Quindi, per spiegare agli ascoltatori, ripercorrendo un po' quello che è successo negli ultimi anni e confrontandomi anche con i miei amici con cui surfo sempre, che ringrazio, gli ho dato tre date che sono, aspettate che me le recupero, eccole qua, che sono 22 dicembre 2019, 25 settembre 2020 e 20 dicembre 2016. Nel 2019 e nel 2016 eravamo a Roma, surfato a Roma, e nel 2020 invece a settembre, il 25 settembre, la sua il più recente, ero in Liguria. Adesso vediamo, partendo dal 2016, con Andrea che ci illustra un po' cosa è successo da quello che hanno Sì, qui studiato. vediamo il campo di onde, diciamo così, che già dal 19 dicembre, al pomeriggio 19, ha una componente importante che viene da sud, diciamo direttamente dalla Sicilia, arriva, diciamo, corre lungo la costa italiana con intensità importante. Ci sono regioni, diciamo, che vengono colorate nella nostra palette di grigio, quindi sono intensità importante d'onda, altezza d'onda molto importante, e in realtà poi nell'evoluzione, qui siamo nelle prime ore del 20 dicembre 2016, la direzione d'onda è parallela alla costa italiana e quindi questo è uno sciroccone lungo, lungo anche come fece, quindi questa porta anche ad avere periodi d'onda importanti, come dicevamo prima. Questa è una configurazione in cui l'onda viene generata dal vento che va a pescare molto a sud e quindi ha fetch sufficiente per generare onda importante ed anche periodo lungo. Quindi questa, su buona parte delle coste in realtà investite da questo stato ondoso, ci sono condizioni d'onda con periodo importante. Poi ovviamente a seconda dei siti si possono avere in certi Esatto. momenti condizioni migliori per surfare. Sì. Poi dall'altra parte, andando ad ovest, oltre le isole della Sardegna e della Corsica, vediamo che nel Golfo del Leone, eccetera, le condizioni di vento poi generano un moto ondoso che va nella direzione opposta, diventa un moto ondoso che viene da nord-est, però lì appunto è proprio la configurazione dinamica della perturbazione che ha fatto sì da generare questa situazione. Però focalizzando l'attenzione alle coste italiane, questo appunto è una condizione di scirocco importante, importante, no, Ma qua Francesco? com'era Tu il come vento, previsore? Andrea? Lo riesci a Come? vedere il vento da qua? Ce l'hai il vento? È solo gli screenshot delle Pescare anche il vento. onde. Perché io, se non mi ricordo male, il vento era forte da ovest comunque, però ci sono alcuni spot in zona Roma in cui quel vento diventa anche cross off. Ecco, questo è il Secondo vento. Va bene. me a un certo punto ha girato poi. Comunque, ecco, una cosa importante da notare in questa mappa del Ah, vento è vedi come proprio la fa il giro. struttura della depressione, no? Il centro della depressione qui è ad ovest della Sardegna e facendosi questo giro, ovviamente, la zona intensa di vento, corre proprio lungo la costa, di tutta l'Italia, la costa ovest italiana, ed è lì che si forma lo scirocco importante in accordo con la rotazione antiorarietà di questa situazione depressionaria, che è stata per diverse ore posizionata nella zona, il cui minimo è stato circa ad ovest della Sardegna per diverse ore, ed era una perturbazione con vento molto intenso, c'era un gradiente barico molto forte e quindi responsabile di venti così, così intensi, no? Quindi Sì. questa è una configurazione con un minimo abbastanza localizzato, locale, cioè che la cui struttura si compiva tutta all'interno del Mediterraneo Eh sì. centrale. Quindi dal punto di vista delle dimensioni della perturbazione non era grandissima rispetto a quelle che sono le perturbazioni atlantiche, magari che ci arrivano da ovest e da noi entra un ramo della perturbazione. Qui in questo caso il grosso del minimo era concentrato nel centro del Mediterraneo. Francesco, te vuoi dire qualcosa su questa? Beh, questa, diciamo, come dire, qui, insomma, gli ingredienti base ci sono, no? Perché comunque c'è una mega perturbazione piazzata ad ovest della Corsica, quindi c'è lo scirocco su tutto il Tirreno, quindi comunque c'è onda, c'è molta onda nel Mediterraneo centrale. Il problema è che qua c'è anche molto vento, quindi uno deve, in un certo senso, riuscire a capire quale sia il momento corretto, perché se no si trova ad aspettare in spiaggia una giornata spazzato dal vento e gli viene anche, diciamo,
girano abbastanza. Sì. E quindi non è semplice in realtà poi beccare il momento corretto. È chiaro che sicuramente questa porta mare consistente per anche un paio di giorni dopo il passaggio della perturbazione. Quindi secondo me, quando io vedo queste mappe qui, non bisogna avere troppa fretta di andare al mare quando ancora sei nel pieno del vento, perché consumi carburante e poi aspetti in spiaggia. Certo, sai che da questa mappa si può fare anche una considerazione che ovviamente poi va proiettata su tutta l'evoluzione dinamica, in realtà, però si vede che la zona, il circolo di vento molto intenso gira prima di entrare in tutto il Golfo Ligure. Se andiamo a vedere, cioè abbiamo questo vento così forte, però nel Golfo Ligure ancora il vento non è così intenso. Quindi se le condizioni meteo-marine hanno il tempo di far arrivare gli swell generati da questo vento così forte nella zona del Golfo Ligure, in cui il vento è un po' più basso, quelle condizioni che diceva Francesco potrebbero essere più mitigate, perché il vento forte è più a sud, ma magari gli swell già cominciano ad arrivare sulla costa Ligure. Quindi è possibile che una situazione di questo genere, aspettando opportunamente sulla costa Ligure, il vento forte non ce la fa ad arrivare perché gira prima, però proseguendo nel loro moto verso nord potrebbero arrivare degli swell. Ovviamente c'è da chiedersi quanto sono intensi, perché è possibile che arrivino un po' spompi nelle prime fasi. Poi sì, quando cominciano ad arrivare forti, magari anche il vento si estende e ci si ritrova alle condizioni di vento. Quindi è sempre importante analizzare sempre tutta la dinamica del sistema, nello suo sviluppo temporale e le variabili vento e onda. Sì, sapete, qui rispetto a quello che dicevi tu, Francesco, io sono perfettamente d'accordo ed è giusto. L'unica cosa è che magari un surfista esperto qui può finalmente provare a tentare gli spot molto riparati che ha sempre sognato, che magari sono dietro una punta, che ha studiato sulle mappe. Con tutto quel mare, magari gli fa il giro intorno, il mare ci arriva e il vento rimane off perché quella punta è messa, la baia è messa all'opposto, quindi... Certo. Questa è la condizione in cui te puoi giocartela, perché è talmente tanto mare che può anche fare il giro intorno a quella punta, a quella baia, ed entrare in un punto in cui magari il vento è da terra. Capito? Certo, questa qui è una situazione in cui si attiva uno spot che normalmente non esistono. Io poi dirò una banalità di cui saprete sicuramente, eccetera, però tenete conto che comunque normalmente il vento la notte, e che si estende fino alla mattina e poi al tramonto, eccetera, tende a calare. Quindi i momenti, diciamo, migliori sono quasi sempre all'alba e al tramonto. Sì. Proprio per un punto, ha anche una spiegazione, che è termica. La terra, quando comincia, diciamo, a riscaldarsi, a raffreddarsi in maniera differente rispetto al mare, produce dei gradienti che fanno calare o attivare il vento. Quindi il vento da terra magari si attiva a una certa ora, eccetera. Quindi vanno cercate appunto quelle condizioni lì, in questa situazione. Cioè non è che bisogna guardare la mappa e dire qua ci sono 6 metri d'onda, vado. No. È una giornata che non riesci, neanche, devi stare al bar. Esatto, perfetto, giustissimo. La prossima, allora, c'è quella del 2019 che era sempre Roma e in quel caso... Anche questa lì, questa qua. Sì, poi volevo anche dirvi una cosa, che forse, diciamo, questa qua è un po' meno banale. Nel Mediterraneo abbiamo, diciamo, praticamente non abbiamo la marea astronomica, nel senso che si parla di pochi centimetri, quindi non è quello il fattore determinante. Però c'è anche la marea barometrica, ovvero una profonda bassa pressione come quella che vedevamo prima, quella precedente, ad alzare il livello del mare di parecchi centimetri. Questa è una cosa che non tutti sanno. No. Mentre un'alta pressione, siccome c'è tanta aria sopra, tende ad abbassare il livello del mare. Quindi le profonde depressioni, diciamo, tendono ad avere un effetto di alta marea. E quindi magari attivano degli spot che normalmente non si attivano. Quanto può essere l'escursione, Francesco, in un caso come quello di prima? Si parla di circa, è più o meno 10 centimetri ogni 10 ettopascal. Quindi un minimo da 1000 ettopascal
rispetto ai 1013 alza, quelli normali, alza il livello del mare di 10 centimetri. Questo che probabilmente era 9,90 di 20 centimetri, quindi non è trascurabile come Certo, cosa. poi se metti anche che c'è una fase lunare per cui ce n'erano già 20-30, diventa mezzo metro d'acqua e non è Certo. proprio. Cambia veramente Arrivano in tantissimo. fase le due cose, l'effetto Quando può sono in essere fase importante. può cambiare. Interessante, non lo sapevo questo, sì, interessante. Questa invece è 22 dicembre 2019, sì, Questa è il la 22 dicembre mareggiata 2019, primaverile. questa è una perturbazione in cui il vento che è presente, ora non si vede, questo è il campo d'onda, ma è dovuto a una perturbazione il cui centro è più distante, va bene, ed è una perturbazione di dimensioni più consistenti rispetto a quella prima che aveva il minimo di pressione proprio centrato nel Mediterraneo centrale, e questa portava un vento su un'area molto estesa, tutto sud-ovest-ovest, no? Investiva le isole, la Corsica, la Sardegna, tutto da ovest, con regioni importanti in cui diciamo la parte grigia della nostra palette si attivava in maniera importante. Quindi c'è da dire che in questo caso, pensando alla dimensione del fetch, che per la costa italiana, in questo caso con onda prevalentemente da ovest, specialmente nella parte più a nord, quella accanto alla Corsica, il fetch era più piccolo. Sì. Ovviamente, quindi in questo caso c'è da aspettarsi un periodo d'onda più contenuto, tranne che non andando significativamente più a sud, in cui l'onda che arriva magari ha attraversato il canale a sud della Sardegna, allora a quel Sì, punto qua il in fetch Calabria. torna ad essere molto esteso. Però se andiamo verso nord, andando verso le coste della bassa Toscana, lì il fetch è limitato dalla struttura, proprio la presenza delle isole, insomma. Certo. Io di queste mi sento di dire solo una cosa, diciamo, Andrea l'ha già analizzato perfettamente. Poi tenete sempre conto che, diciamo, comunque l'onda, per esempio un'onda che viene generata attorno alle Baleari, a sud delle Baleari, poi e come direzione da sud-ovest, quindi, poi arriverà sulle coste italiane. A meno che, diciamo, incontri, diciamo, un forte vento contrario, ad esempio di tramontana o di levante, che tende a spianarla. Però l'onda, una volta che il vento gli ha dato quell'energia, lei tende, chiaramente un pochettino decresce, però viaggia fino alle nostre coste. Quindi a volte noi ci troviamo a surfare su delle onde che sono generate molto lontane e che in questa mappa qui, ad esempio, non le consideriamo, perché magari ci mettono 2 o 3 giorni dalle Baleari o dal Mediterraneo orientale ad arrivare. Quindi a volte le surfate migliori sono su delle onde che arrivano con delle mappe che non le prevedono affatto. Quindi bisogna quasi sempre, la cosa migliore sarebbe vivere al mare e aprire la finestra. Esatto, se no esistono tante webcam e ovviamente prima fonte previsioni e poi dopo si controlla e si fa un check per capire cosa sta succedendo se non si sta direttamente sul mare. Vediamo l'ultima, Andrea. Vediamo l'ultima. L'ultima invece è molto recente, 25. settembre 2020, mareggiata anomala per quel periodo dell'anno. Io mi ricordo che c'era un Anche le grande. analogie con la precedente, questa qui. Sì. Meno intensa come venti, in realtà gira molto, molto prima e molto più marcatamente a maestrale, mentre quella Beh, era più spaccata da ovest, anche questa il periodo che è diverso, eh. gira prima a maestrale e quindi anche le condizioni d'onda sono diverse. In realtà è anche meno intenso, in questo caso qui è meno intenso. Sì, innanzitutto è settembre, però diciamo che appunto in Liguria se torni al 25, scusa Andrea, 25, ecco qui, verso il tramonto alle 15, poi 18, Sì, eccolo qua. diciamo che lì nella zona di Genova comunque c'era un mare molto molto ben formato, lungo e ben al di sopra della testa come altezza poi. Sì, questo diciamo pescava il suo estremo fetch a partire dal Golfo del Leone, diciamo così. Non era proprio il Mistral che gira nel Golfo del Leone perché quello punta più a sud-est, però in realtà in questa configurazione barica che ha generato il vento, in questo caso il vento poi tendeva a risultare utile per generare onda che portava, diciamo, verso la Liguria, verso una Sì. parte delle coste della Liguria. E
la dimensione del fetch consentita in questo caso era sufficiente per generare un buon periodo, diciamo, una onda di una buona lunghezza, anche in questo caso. E poi era settembre, come diceva Francesco prima, da non sottovalutare, l'acqua era ancora calda, quindi quello è piacevole. Onde così, con l'acqua ancora calda, è stato un vero regalo. No, certo. Meritava di essere analizzata, abbiamo anche belle foto, lo racconta. Quello che cercavo di farvi capire è che quando ci sono queste mappe qui, vuol dire che c'è onda in giro, però io non andrei a guardare i punti dove c'è più onda, cioè il grigio e il giallo. Mentre invece, come vi è capitato a voi, bisogna andare a guardare dove il vento sta, diciamo, calando, e tanto comunque due metri d'onda puliti bastano anche i professionisti. Esatto, sì. Ha ragione Francesco, sì, giusta osservazione. Beh, direi che un po' di consigli e di cose oggi le abbiamo dette, soprattutto a livello anche di insegnamenti, perché per me è stata molto utile questa chiacchierata. Vi ringrazio molto Andrea e Francesco di averci dato l'opportunità di parlare con voi e di poter anche trasmettere tutte queste informazioni e la vostra esperienza alla community e agli ascoltatori del Tutology XR Podcast. Io direi che ci teniamo in contatto, vi ringraziamo tantissimo e ci sentiamo presto sempre su questi canali. Bene. Grazie ragazzi. A tutti. A presto, grazie. Buonanotte. Grazie.